Tour di oggi, quinta e ultima tappa sotto il caldo in Alto Lago, si conclude qui con il vento di Geralario, punto ormai di attrazione turistica importantissima. Abbiamo visto prima le chiese, adesso ovviamente vi facciamo vedere anche gli sport nautici, il porto, quello che è Geralario, punto di attrazione importante sul nostro territorio. E qui a Gera ovviamente ci sono tante cose da vedere, lo facciamo facendo due passi qua proprio. Sulla lungolago di Gera, 1.000 abitanti, poco più di 1.000 abitanti, che però d'estate diventano tantissimi. Questo è il porto di Gera, sempre molto pieno di imbarcazioni. Geralario, che da sempre è anche il punto di riferimento per chi ama gli sport nautici e gli sport che hanno anche il vento come comune denominatore, cioè il windsurf, la canoa ovviamente, soprattutto però il windsurf che qui ovviamente si può praticare e ci sono, adesso ve le faccio vedere, diverse strutture per il noleggio, insomma un paradiso vero per chi ama gli sport nautici, pieno di turisti, tantissimi ce ne sono qua su tutto il lungolago di Geralario, che è il penultimo paese salendo sulla Regina, si trova Gera, poi si va avanti e si trova Sorico, dove siamo stati questo pomeriggio. Lo vedete sullo sfondo, il santuario di San Miro. Sopra là invece la bellissima chiesa di San Martino di Montemezzo, vista anche oggi. Tanti percorsi per gli appassionati e poi soprattutto anche a Gera, ma non solo, una bellissima pista ciclabile per gli appassionati di bici, ma non solo, anche per chi si vuole spostare. Ecco, sicuramente qui a Gera c'è l'occasione di farlo, perché questa pista ciclabile bellissima costeggia tutto il paese, prosegue, va avanti verso Sorico, scusate, verso gli altri paesi, verso Gravedona, scusatemi, non mi veniva il paese, quindi si prosegue con la pista ciclabile che costeggia tutto il paese. Questa, eccola qua, ve la faccio vedere la pista ciclabile. E dicevo, ci sono anche davvero tantissimi turisti in questo periodo. L'abbiamo parlato prima anche con i commercianti, è il solito classico pienone, ma è anche Gera, un punto sicuramente molto importante per chi ama, come dicevamo, gli sport nautici tedeschi, francesi, gente che arriva dalla Repubblica Ceca e dalla Polonia e anche dall'Olanda, che anche quest'anno hanno letteralmente preso d'assalto questo spicchio del nostro territorio. Ecco, questa è la pista ciclabile che è stata realizzata tanti anni fa e che permette di spostarsi da un punto all'altro in massima sicurezza, evitando il caos della Regina. È sicuramente un valore aggiunto, ma non solo per Gera, perché la pista parte da Sorico e, come detto, arriva quasi fino a Dongo. E questo, come vedete, è uno dei punti dove si può noleggiare tutte le attrezzature possibili e immaginabili per fare gli sport nautici. E questo è il bellissimo parco di Gera, dove la gente si può divertire, dove i bambini possono giocare. Anche qui grande spazio sicuramente a disposizione. Ce n'è davvero tantissimo. È giornata torrida, dicevamo, quella di quest'oggi. Siamo ancora oltre i 35 gradi, anche in questo momento. Sì, c'è un po' di vento, ma sicuramente si sente poco, si sente poco. Dicevamo, tutto quello che si può fare con gli sport nautici, gli sport d'acqua, insomma, qui lo potete fare. E questo è un punto di noleggio di tutte le attrezzature possibili e immaginabili. E poi facciamo ancora due passi per farvi vedere, questa è sempre la bellissima ciclabile che caratterizza un po' questa zona dell'Alto Lago, perché qui in Alto Lago chi viene a fare le vacanze la può utilizzare e si può spostare da un punto all'altro, evitando davvero il caos della Regina. È sicuramente una cosa importantissima. Ecco, la vedete, costeggia proprio il lago e evita di passare vicino alla trafficatissima strada. Come vedete, Gera ha questo parco meravigliosamente bello, con tanti
giochi anche, c'è la rete da bici, c'è il campo di basket, c'è il campo di calcio, insomma c'è tutto sostanzialmente. E poi giustamente chiudiamo questa torrida giornata facendovi vedere anche qualche immagine di acqua per rilassarci un po' e per far finta di essere all'interno. Ecco, come vedete, si può fare il bagno qua sicuramente, e poi si può fare, come il signore qua, il surf oppure tutte le altre nuove discipline, ma soprattutto ecco qua il surf è il protagonista, perché c'è sempre questa brezza, questo vento che caratterizza un po' la zona dell'Alto Lago. C'è anche questa zona di palude quasi, insomma, con questa zona appunto umida praticamente, ma quest'anno devo dire che è molto alto il livello del lago, normalmente era molto più basso. E tra l'altro qua davanti, vedete, c'è anche l'immissione del fiume Mera, che si immette nel nostro lago. Più avanti c'è invece il Celadda. Ecco, è questo, dicevo, è il paradiso per chi ama questo tipo di disciplina, questo tipo di sport. Chi è bravo e chi è meno bravo, insomma, comunque di fatto qui si può divertire e c'è la possibilità davvero di fare il bagno, perché l'acqua è perfettamente pulita ed è assolutamente balneabile. Si prosegue, si va avanti, insomma si può andare avanti per tutto il paese praticamente. Eccolo qua, e vedete quanto è bello anche passeggiare o comunque utilizzare la bicicletta, perché la ciclabile è davvero un valore aggiunto. Questa è la parte posteriore del parco di Geralario, quello invece è storico, dove eravamo prima, quello è, la vedete, la struttura bianca, è il santuario di San Miro, che abbiamo già visto nel corso del pomeriggio. Abbiamo parlato di chiese, abbiamo parlato di arte sacra, ma abbiamo parlato e facciamo vedere per chiudere anche la natura bellissima. E chi ama fare gli sport nautici qui davvero trova quello che può servire. Direi che è tutto, ci fermiamo con la passeggiata di Geralario, che è l'ultimo paese visitato quest'oggi nel nostro tour. Grazie ad Autovittani, grazie a San Bernardo ovviamente e al nostro amico Roby, il forno di Lo Fiego, che ci hanno consentito di venire qui a farvi vedere oggi tutti i 5 comuni che abbiamo deciso di visitare. Ne faremo altrettanti anche nella giornata di domani. Come vedete, una giornata certamente torrida. Certo, sì, se c'è un po' di vento che un po' in questo momento attenua la calura, ma che rimane ancora davvero tanto tanto alta. Siamo, ripeto, quasi a 35 gradi ancora e sono le 17 passate da qualche minuto. Bene, direi che è tutto. Noi allora ci fermiamo anche con Gera, che è l'ultima tappa di oggi. Torniamo domani mattina per altre curiosità, per altri posti bellissimi del nostro Alto Lago da vedere, da scoprire ovviamente, e perché no, da venire a visitare se avete la possibilità. Oh, adesso c'è un po' di brezza che sicuramente fa piacere dopo questa giornata decisamente calda. Grazie a tutti per averci seguito, buon pomeriggio da Geralario, a domani. Ovviamente, come vedete, sono tutti tantissimi gli stranieri che sono qua e sono tutte piene, mi dicevano, le strutture, gli alberghi, i camping, sono tanti, tutti pieni, ovviamente manco a dirlo, le case vacanze, tutto pieno, perché gli stranieri qui la fanno da protagonista: tedeschi, olandesi, Repubblica Ceca e francesi, sono loro quelli che scelgono soprattutto questa zona dove c'è il Mera, che confluisce nel lago di Como. Ciao ancora, buon pomeriggio.